in compagnia di Marco Rettani. Ciao Marco, non è Sanremo se non ci incontriamo, ma è una tradizione. Più o meno nella stessa sede dell'anno scorso. Che peraltro non mi sono mai spostato. Sei rimasto qui tutto l'anno. Ad aspettarmi, ma siete voi che andate via. Marco, siamo qui a Sanremo perché sei in gara nuovamente come coautore. E ora parliamo nel dettaglio di tutto, del pezzo di Matteo Faustini. Insomma, Matteo Faustini, che si chiama Nel bene e nel male, che ti piace, mi hai detto. Assolutamente sì, abbiamo incontrato Matteo più volte in queste settimane. E andiamo con ordine. Qual è stato il tuo intervento in questa canzone? Ma guarda, io ho incontrato Matteo nella primavera dell'anno scorso e abbiamo iniziato a scambiarci, come spesso accade con giovane talento, con chi inizia o con chi prova in questo mondo, a uno scambio di pezzi, e io e il mio entourage, no, che ormai sta diventando un entourage importante, per parlare di Manuel Magni, che è sempre al mio fianco in queste cose, siamo accorti della ricchezza che alcuni di questi pezzi che ci erano arrivati per email, non conoscendo Matteo, no? E della potenza dell'espressione di questi pezzi, no? Con un linguaggio particolare, non dico nuovo, non dico classico, un linguaggio diverso, non so se sei d'accordo con me. È un rap che non è rap, un recitato che non è recitato, e poi si spara con attraverso bridge e incisi, ma una vocalità fuori dal comune, no? Per cui c'è parti che dici questo non sa cantare, perché veramente ti viene, no, da dire, c'è quel sottovoce che non vuole nemmeno disturbare, per arrivare poi a sfondare con acuti e falsetti che sono da cantante consumato. Tecnica ma anche interpretazione, perché non è facile coniugare queste due cose. Questo pezzo io l'avrò visto ormai performato dal vivo un centinaio di volte, non è mai uguale a se stesso, non è mai uguale a se stesso. E questo ce l'hanno solo i grandi artisti, ora non è piangeria, lo sai, però è difficile trovare artisti che uniscono veramente la tecnica con il cuore, l'emozione, perché non è facile definire. Lui riesce sempre a proporti una versione diversa dello stesso pezzo e la propone con me davanti. Sì, e sono un perfezionista, no? E quindi mi spavento sempre, anziché compiacermi, mi spavento sempre. E in quel momento penso, oddio, dove sta andando? E invece va sempre per la strada giusta. Questo. Certo, uniamo un terzo elemento, perché è anche una bella persona qui, e non è facile anche trovare il lato umano. Questo è molto bello, e ne ha passata qualcuna nella sua vita, ma quindi cosa sono accade? Contento, capito, per tutto quello che gli sta succedendo, che tutto questo poi accadeva senza conoscere lui, no? Era uno scambio di mail, quindi io sentivo la sua voce e le sue cose, ma ovviamente poi ci si scriveva WhatsApp, un paio di telefonate, ma lui non aveva la minima, cioè non aveva nemmeno un'identità, no? Certo. Quando poi invece mi è conosciuto, capita ovviamente durante l'estate, di incontrarlo, cioè ho scoperto una persona fantastica, una persona che è un creatore di empatia, no? A suo discapito, no? Per cui certo. Cioè non riesce a connettersi con tutte le persone e a trasmettere buone cose, no? Un buon senso, cioè ti fa sentire a tuo agio. Non è la prima volta che collabori con i giovani, è un buon rapporto con i giovani, questo è molto bello, perché sai, magari alcuni di un'età superiore, si può dire esattamente così, hanno un po' la puzza sotto il naso, tendono a collaborare tra di loro, con i propri. Mentre invece questo mondo che incontra il nuovo, penso che sia sempre interessante, dare fiducia ai giovani. Ma vedi, tra l'altro, cioè, questo per me è una cosa fantastica, no? Nel senso che, se ti ricordi l'anno scorso ero qui con Patti Pravo e Briga, no? Sì. E quindi con un pezzo che io, cioè, un pezzo del mio cuore, era scritto nel 2013, era un inedito, ma era conosciuto dal mondo che mi frequenta, che è un piccolo mondo, no? Quindi un pezzo una grandissima classica, scrivo per i Nomadi, scrivo per... Hai un buonissimo rapporto con Beppe, quindi... Sì, 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 per,
ma allo stesso tempo avere questa connessione con il giovane, Matteo, ma Tony vedi Maiello, Tony Maiello, ma vedi Maggio, cioè, questa sera si esibirà, si può dire, sì, cioè, sì, cioè, ufficiale. È ufficiale, no? O si è già esibito. Mi consente a me di imparare il linguaggio che non è più il mio. Io ho 56 anni e ho passato, no, quell'epoca in cui sono cambiate le cose e sono cambiate come le si dice, come le si vivono, come le si interpretano, e loro mi insegnano molto di questo. Sento Matteo nelle sue interviste che parla della nostra collaborazione indicando me quasi come un maestro. In realtà lui mi ha insegnato un sacco di roba che poi mi servirà per farne altra ancora, no? Per cui non... Ho intervistato Masini recentemente. Marco mi ha detto che questo festival lui viene per imparare e per dialogare con il futuro della musica, quindi un po' quello che mi stai dicendo anche tu. Perché Marco è di nuovo, ha questo DNA, lui è un perfezionista, io lo conosco abbastanza bene, ed è sempre concentrato a fare cose perfette, no? Musicalmente, ma poi ha quel senso di vuole comunicare nel linguaggio dell'epoca, no? Perché comunque ogni epoca, sì, ha il suo linguaggio. E lui, cioè, non è di questa epoca, no? Cioè, già nel senso è contemporaneo, certo, come siamo anni, tutti, no? Se già 30 anni di carriera proprio quest'anno. Ovviamente le persone a cui ti rivolgi si aumentano, o c'è un ricambio. E avere la possibilità invece di lavorare con i giovani ti consente di arricchirti di quel patrimonio che se non ce l'hai poi non riesci più a scrivere nemmeno per te stesso, no? Una bellissima finestra sulla vita, parlare con i giovani, e questo è un escamotage che mi consente di farlo. Io passo più tempo con Matteo o con i giovani che con quelli della mia età, perché ovviamente, cioè, fortunatamente faccio questo tipo di lavoro. È molto interessante. Infatti Figli delle Favole è il titolo del disco di Matteo, che esce per l'etichetta Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music il 7 febbraio. 7 febbraio. Un bel progetto, io ancora non ho avuto la fortuna di sentirlo, ma raccontami un po' di cosa dobbiamo aspettarci da questo album. Figli delle Favole è esattamente quello che è Matteo. Matteo, ve ne accorgerete se vi capiterà di seguirlo, e spero di sì. Lui è figlio delle favole, lui è ancora... Sono 10 pezzi con citazione di favole, di personaggi Walt Disney, di tutta quella fantasia e di tutti quei diciamo patrimonio di valori che trasmettono queste favole, questi racconti, queste anche animazioni, no? Che sono poi che hanno creato l'altro personaggio, che è Matteo, che è una fabbrica di empatia, come dicevo prima, perché è un ragazzo che ha vissuto e si nutre di queste cose. Cioè, io credo che in questi 10 pezzi ci sono tipo 30 citazioni alle favole, da Pinocchio a Zio Paperone, cioè per prendere tutto il mondo, no? E per cui parlando di tematiche importanti come il bullismo, come me ne ha parlate tante, quindi tematiche comunque attuali, esattamente, con un linguaggio un po' chiavesco. Con questo linguaggio lui ti parla anche riesce anche a darti dei cazzotti nello stomaco, certo, no? Credo che sia la sua capacità, no? Adesso, nel bene e nel male è questo, secondo me. Questo pezzo ci racconta di questo. No? Sempre tornando a Sanremo, l'anno scorso dicevamo eri in gara con Patti Pravo nella categoria campioni, col pezzo che ha portato in gara con Un po' con come la vita. Un po' come la vita. E quest'anno invece concorri nella categoria nuove proposte, quindi una domandina scomoda, tra virgolette, te la posso fare sui Big, se hai un preferito, se hai ascoltato qualcosa, qual è il tuo pronostico sul... Ovviamente non te lo chiedo per le nuove proposte, ma te lo chiedo per i Big. No, io ovviamente ho ascoltato tutti i pezzi in questi giorni, alle prove, poi per varie conoscenze. Io sono un fan di Diodato, che tra l'altro insieme a Matteo Faustini hanno vinto il premio Venezia, che non è nemmeno uno scherzo, no. E quindi sono un fan di Diodato, che ha un pezzo eccezionale, e poi io poi sono particolarmente e affettivamente legato a Michele Zarillo, ho fatto con lui, ho collaborato con lui ai tempi in un
nel suo precedente, nel suo ultimo album, non fa un album per Sanremo, almeno non lo sta facendo. Tra l'altro vorrei citare e ricordare un pezzo scritto insieme a Gian Piero Artegiani, che ci ha lasciato l'anno scorso, che comunque quest'anno torna nei giovani insieme a Marco Sentieri con Billy Blue, pezzo che io conosco da tanto tempo. Conoscevi Gian Piero? Eravamo molto amici io e Gian Piero. È quasi un anno, durante la serata del festival. Eravamo qui e ci è arrivata la notizia di... Un ricordo su Gian Piero? Gian Piero era un grandissimo autore, un autore... Che aveva partecipato in età giovanile due volte al festival, nel 84 e nel 86. Lui aveva fatto sia come... concorrente, sì, come che a quarta in piazza San Marco e se le rondi piovessero non c'è una cosa del genere. Esatto, poi se ti ricordi grandissimo autore Silvio Salemi, Luca, certo, Luca per arrivare nell'88 a perdere l'amore. Quella che è la canzone che secondo me è un po' come dire la sigla dei 70 festival di Sanremo. Sì, una di quelle assolutamente più ricordate. E poi non ha mai smesso fino all'ultimo di scrivere musica, tant'è vero che quest'anno, cioè, la musica è andata avanti, la sua arte è andata avanti, supera, e lui si è fermato, e comunque su quel palco arriverà domani sera, con Marco Sentieri. Che contributo pensi darà Tiziano Ferro a questa festa? Io amo Tiziano Ferro e credo che, cioè, di nuovo l'anno scorso, gli ultimi due anni, il festival di Baglioni, e Baglioni si faceva la sua storia e la storia della storia della musica italiana con le sue cover. Credo che mi sembra che forse Tiziano Ferro ha questo stesso ruolo, no? Quello di creare questo filo conduttore, no? Immagino che duetterà. Questa sera canterà due pezzi, due cover e un pezzo suo, Accetto i Miracoli. E raccontando la sua musica. Canterà Nel blu dipinto di blu e poi Almeno tu nell'universo, quindi due pezzi tra i più importanti insieme a Perdere l'amore, che probabilmente farà con Ranieri, perché canteranno insieme. Avrà quella funzione di essere il suo ruolo, il Baglioni che racconta con la sua storia e con la sua voce. Marco Rettani, non è solo Sanremo, stai lavorando immagino ad altri progetti, raccontami un po' cosa bolle in pentola. Beh, sai, no, sempre si scrivono canzoni e si cerca di vedere quali possono essere i prossimi obiettivi, diciamo, ovviamente qualche altro giovane, ovviamente qualche amico importante che magari ti porta un pezzo sulle radio e nell'etere, perché poi quella lì è la bellezza di questo lavoro, non sentire che le cose che crei seduta alla scrivania di casa tua poi le senti cantare allo stadio, no? Questo è una cosa pazzesca, no? E poi sai, scrivo libri, ogni anno ne esce uno, adesso pensiamo al prossimo. Sto scrivendo un romanzo adesso, però poi i romanzi sono sempre cose difficili da... Portano via più tempo forse. Sono lunghissime, no? Io scrivo romanzi e biografie, come tu sai, le biografie nascono... Le scrivi insieme anche. Scrivono assieme ed è molto più coinvolgente, no? Perché ci si siede... È una storia raccontata, quindi viene facile e poi si vendono anche più... Cioè, gli editori sono molto più contenti di pubblicarti biografie e vediamo, tante di storie ce n'è da raccontare tantissime. Per concludere, Marco, siamo alla 70ª edizione, quindi ti chiedo un ricordo di Sanremo, una canzone a cui sei particolarmente legato. Sembra impossibile trovare, ma io comunque nel 77 già c'ero e avevo già i miei 13 anni e c'erano, se ti ricordi, l'Homo Sapiens, certo, che hanno vinto con Sei bella da morire. È l'anno dei complessi, sì, esatto. Terzi, Monica, Santo California con Monica, poi secondo il Collage. I Collage. Sì, c'erano solo complessi. Tu mi rubi l'anima. Secondi, e poi anche Santo California con Monica, che era un pezzone. Era l'anno ed era la... Fu, adesso... Gli alunni del sole c'erano. Ma ti aggiungo, cosa fu per Sanremo?
faremo il primo Sanremo trasmesso a colori, ragazzi, è anche il primo trasmesso all'Ariston. Esatto, sì, esatto. 77. Non vinci, scusa. Quindi hai questo ricordo qui di te bambino. Esatto, esatto. Che esatto. Fu praticamente, cioè da lì in avanti, no, ma non credo, ma nemmeno prima, ma io mi ricordo proprio da quel momento Sanremo è entrato, come dire, nel mio DNA. Grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. Grazie. Per aver condiviso con noi questa bella chiacchierata, e allora in bocca al lupo per questo festival, che vada nel migliore dei modi, e crepi il lupo, alla prossima. Vi aspetto, rimango qui a disposizione per un anno. Alla prossima, saluto a tutti, ciao.